Oggi l'appuntamento di lavoro in corso ci porta in una realtà che senza metafore ha davvero dei lavori in corso, quella degli scavi che si stanno effettuando da 4 anni, dal 2014, al Colle del Pionta. Sono seguiti dall'Associazione Culturale Accademo con il dottor Mauro Mariottini, che ha fatto nascere da una grande passione personale la possibilità per tutti gli aretini di scoprire davvero la storia antica della città. Come stanno procedendo questi scavi negli ultimi mesi? Ma benissimo, benissimo, perché è sempre ricco di sorprese. Ora infatti c'è un momento di pausa perché tutti i materiali che sono stati raccolti sono in fase di studio. Abbiamo rinvenuto molto vasellame, abbiamo rinvenuto delle mura antiche che verosimilmente si tratta del famoso Duomo Vecchio o Tempio di San Donato progettato dall'architetto Maginardo. Abbiamo trovato tante mura che facevano parte della cittadella medievale. Sarebbe bene a questo punto soffermarsi un po' e dedicarsi allo studio, tra virgolette, a tavolino, nel senso che ci sono gli archeologi, la responsabile scientifica dello scavo, la professoressa Alessandra Molinari dell'Università di Tor Vergata, la quale ha preso un momento di pausa anche lei per poter mettere insieme tanti elementi per poter poi proseguire in futuro lo scavo. In questo momento ci troviamo, come si può vedere insomma dal nostro background, nella cripta paleocristiana del Duomo Vecchio. Qui appunto le ipotesi che i vostri scavi hanno portato alla luce ci dicono che verosimilmente San Donato fu sepolto qui e questa cripta fu risparmiata da Cosimo I dei Medici. Andiamo più avanti per vedere cosa possiamo appunto guardare all'interno di questa cripta. C'è un altare molto significativo. Sì, l'altare è molto significativo, però quello che più indica un'origine, diciamo, polare dell'area sono queste stelle comete, che come lei può notare sono tutte stelle ad 8 punte, quindi stelle polari che nell'antichità era un polo d'attrazione, sono assimilabili alla stella cometa. Che sono di più varie. Sì, ce ne sono molte, ce ne sono sotto l'intonaco. Questa cripta è tutta affrescata con queste stelle ad 8 punte. E il simbolo proprio di questa stella ad 8 punte è quella della stella cometa che guidò i Re Magi a Betlemme. All'epoca in ogni luogo importante religioso venivano dipinte queste stelle perché era un polo di attrazione. L'associazione Accademo crede fermamente nell'importanza che il sito archeologico del Pionta può rappresentare per la città. Per questo ha scelto di aderire al concorso per il premio del paesaggio organizzato dal Consiglio d'Europa e già i primi risultati di sensibilizzazione sortiscono buoni effetti. Abbiamo ottenuto dei risultati importanti da un punto di vista della sensibilizzazione pubblica. Tanto è che lei ha avuto l'occasione di vedere i lavori che sono stati fatti anche da parte del Comune, c'è un'illuminazione bellissima, ho visto una grande pulizia intorno allo scavo che stiamo conducendo, per cui l'obiettivo anche della sensibilizzazione è stato raggiunto, per cui importanti risultati scientifici, storici e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in particolare del Comune, perché finalmente ha preso coscienza, va bene, di quello che Arezzo può dare alla cultura europea. Sto parlando in termini europei perché mi sono presentato al premio del paesaggio del Consiglio europeo, per cui ci saranno ora le selezioni e a marzo sapremo chi vincerà questo concorso importante e prestigioso. La nostra rubrica in realtà parla spesso di lavoro, di economia nel nostro territorio per quanto riguarda i giovani, le aziende, le imprese, però ecco, anche quello che sta succedendo in questi anni grazie all'Associazione Accademo qui al Colle del Pionta può essere davvero fonte di ricchezza, di lavoro per gli aretini, perché se qui davvero si creerà un'area archeologica, ecco, l'indotto potrebbe essere moltissimo e lei già ha provato insomma
anche a portare in Europa queste idee e la possibilità di valorizzare questo sito. Sì, questo l'ho fatto a Berlino in un congresso internazionale, poi l'ho fatto a Rathaus di Vienna in un altro consiglio internazionale e ora mi sono candidato al premio del paesaggio del Consiglio d'Europa. È un premio molto prestigioso perché questo luogo inserito in un parco di 12 ettari, se venisse riqualificato completamente, veramente potrebbe avere un valore anche paesaggistico importante. Oggi il paesaggio si intende quello modificato dall'uomo, cioè non è più come una volta che il paesaggio non dovevamo vedere costruzioni o comunque manufatti. Basta che ci sia armonia in questa modifica. Esatto, la concezione del paesaggio oggi, tra virgolette, si chiama antropico, nel senso quello modificato dall'uomo secondo le proprie esigenze. Per cui questo, diciamo che è proprio patognomonico, proprio indica un paesaggio antropico ad altissimo livello e per questo io lo sto presentando al Consiglio d'Europa. Allora andiamo a vederlo questo paesaggio, ci incamminiamo fuori dove appunto possiamo vedere da vicino veramente gli scavi. Bene, dottor Mariottini, allora adesso siamo proprio all'interno dello scavo qui, sì. Più o meno quanti stanno lavorando? Dunque, diciamo titolari professionisti che lavorano presso l'Università di Tor Vergata sono in 5. E poi ci sono anche degli ausiliari che devono fare le foto, di norma sono sempre 7-8 persone. Praticamente qui ci troviamo nella parte assolutamente in continuità con la cripta dove eravamo prima. Esatto, questo è l'ingresso che è stato scoperto. Vede lì, si vede bene il muro che chiude un ingresso. Qui c'erano le scale, ora ci sono questi teli per protezione, non li può vedere, però ci sono tutte le scale paleocristiane che portano giù a questa cripta, dove eravamo prima in pratica. All'epoca lei deve considerare che la chiesina non c'era ovviamente. Quindi l'unico ingresso era questo? Sì, entravano proprio da qui, questo è l'ingresso originale. Cioè quelle scale che lei ha visto sono state fatte nel 1600 quando hanno fatto questa chiesina. E allora dopo queste interessanti spiegazioni del dottor Mariottini noi ci salutiamo direttamente dal cantiere con i lavori in corso, questa volta non lavoro in corso, del Colle del Pionta, facendo i migliori auguri all'Associazione Accademo perché questo parco archeologico possa davvero vivere e diventare un punto di attrazione per la città di Arezzo. Beh, è quello che mi auguro. Le basi ci sono, si tratta solo di continuare in questa sensibilizzazione che c'è stata recentemente da parte anche delle autorità.